tutti. Allora, oggi vi voglio parlare di un argomento che a me piace tantissimo, ovvero i puzzle. Io sono stata sempre appassionata di puzzle fin da piccola e ho scoperto questi puzzle che sono molto molto particolari e secondo me sono un'ottima idea anche regalo, ovviamente se sapete che chi li riceve è amante dei puzzle. Sono puzzle di legno dalle forme molto particolari e che trovate in diverse misure, da quelli più piccoli a quelli più grandi. E inoltre sul sito c'è anche il kit per poterli poi incollare e quindi comunque anche poi appendere. Ma partiamo dall'inizio. Allora, questa marca di puzzle si chiama unidragon.com, se li volete cercare su internet, e io ho preso queste due versioni, hanno sia i puzzle più o meno diciamo tradizionali, quelli quadrati, anche se poi comunque i bordi non sono squadrati. E hanno poi anche puzzle invece che formano diverse forme, soprattutto animali. E io ho scelto la fenice, la misura S, mentre di questo ho preso la misura M. E questa S è formata da 107 pezzi, mentre questa da 250. Allora, la particolarità è anche il packaging molto molto bello, vi faccio vedere. Anche perché poi questo l'ho completato e quindi posso dirvi le mie prime impressioni. Allora, nel momento, questa appunto è la scatola di legno, ovviamente, e nel momento in cui la si apre, trovate al suo interno questo pezzo che diciamo, rappresenta il simbolo del sito, che appunto è un dragon con il pezzettino di puzzle, e già da qui potete vedere che le forme dei pezzi non sono forme classiche, tradizionali, ma sono forme molto molto particolari. Poi trovate una piccola diciamo, spiegazione scritta in inglese e in un'altra lingua che sinceramente non so. E addirittura c'è scritto anche che chi ha impacchettato il tutto, quindi sono impacchettati a mano. Insomma, c'è la presentazione appunto del fondatore della società e i pezzi li trovate avvolti in questa stoffa. Io adesso ovviamente li ho tolti perché questo l'ho fatto. E in più trovate anche questi due altri pezzi che servono praticamente a tenere in piedi questo, il coperchio, di modo che avete sempre davanti a voi la figura di riferimento per poter fare il puzzle. Quindi si assembla in questo modo e sta su, vediamo se si vede. Ok, insomma sta in piedi appunto in questo modo. E adesso vi faccio vedere da vicino il puzzle. Allora, io la fenice l'ho completata ieri ed è, guardate lo spettacolo, ed è questa. Allora, che dire? La particolarità di questi puzzle sono le forme dei pezzi, perché se faccio vedere, purtroppo non stanno proprio molto molto attaccati. E quindi molto probabilmente nel prossimo ordine prenderò il kit per assemblarli. Volevo far vedere che ci sono le forme dei pezzi che possono essere anche forme di animali, come potete vedere, o comunque sono forme molto molto particolari. Ci sono anche le stelle, ci sono i fiori, tante forme diverse. E infatti, diciamo, una cosa che ho notato particolare è stata che ho riscontrato un po' di difficoltà, devo dire, ora questo va ricomposto, ho riscontrato un po' di difficoltà a individuare i pezzi, perché proprio perché si tratta di forme particolari.
e quindi non è stato subito semplicissimo capire quale pezzo cercare, proprio perché hanno queste forme strane. Comunque, come potete vedere, anche la fenice è veramente bellissima con tutti questi colori. Mentre il secondo puzzle che ho scelto è stato questo del Sakura. Allora, vi faccio vedere a che punto sto. E anche questo ha lo stesso principio dell'altro, cioè lo stesso fogliettino, lo stesso pezzettino, i pezzetti questi per tenere in piedi il coperchio, e qui dentro c'erano tutti i pezzi. Allora, vi faccio vedere come sta procedendo il lavoro. Ho completato questa parte qua, quella, diciamo, la base, più ho assemblato qualche pezzetto qua e là, e comunque anche questo, come vedete, è bellissimo, perché poi il bordo del puzzle rimane così, non è il classico puzzle quadrato, ma rimane tutto con queste forme, e secondo me questo fatto a quadro è davvero molto molto carino e particolare, e non potevo non prendere il Sakura proprio perché è un qualcosa che mi piace tantissimo. Come vedete, per esempio, questo è a forma di fiore di ciliegio, per esempio il pezzo è bellissimo, o ci sono questi anche un pochino più arzigogolati, più particolari, cioè secondo me sono dei puzzle veramente troppo troppo belli. E quindi fatemi sapere se vi piacciono, se siete curiosi. Io vi ricordo che il sito è unidragon.com e vi ricordo anche di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, dove vedrete poi la foto di questo anche finito, e comunque posto lì veramente quasi tutti i giorni. E niente, seguitemi su Instagram e trovate il link sotto, ovviamente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!